Aspettare in piedi, senza sapere per quanto tempo. Aspettare in silenzio, senza capire una parola della lingua in cui ci parlano. Compilare dei documenti incomprensibili. Essere spediti a fare un lavoro per cui non siamo qualificati e di cui non ci è stato spiegato niente. Non essere mai chiamati per nome, diventare un numero. Un'esperienza che somiglia molto a quella che vivono ogni giorno i tanti migranti nel mondo, costretti a lasciare la loro terra per cercare un futuro migliore e accolti con indifferenza e spesso disprezzo nei paesi dove arrivano. Un'esperienza forte che la mostra interattiva di Razza Umana ha fatto vivere a oltre 3.000 studenti toscani e a centinaia di adulti che hanno potuto così provare sulla loro pelle cosa vuol dire essere immigrati. La mostra, organizzata da Unicop Firenze con il contributo della Regione Toscana, ha ricreato nei sotterranei dell'Istituto degli Innocenti la dogana di un paese straniero e ha trasformato per mezz'ora i visitatori in immigrati. Lo scenario è quello di un 2015 di fantasia. La crisi economica ha gettato l'Italia nella povertà e fuggire all'estero diventa l'unica possibilità per sopravvivere. Alla frontiera, poliziotti con occhiali scuri ci accolgono con modi bruschi, ci danno ordini in una lingua che noi non capiamo e questo li fa arrabbiare. Ci sentiamo storditi, sembriamo stupidi solo perché non li comprendiamo e loro non fanno niente per farsi capire, solo alzare la voce. Cominciamo a renderci conto di come deve sentirsi chi arriva qui senza parlare l'italiano. Moggia! Ah, Moggia! Ah, Moggia, sloncia! Ah, Moggia! 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 Poi i finti doganieri ci perquisiscono e ci spediscono a compilare la domanda di ingresso. Chi sbaglia qualcosa se la vede stracciare davanti più volte senza tanti complimenti. Siamo migranti, abbiamo perso tutti i diritti. Un senso di impotenza ci coglie. Ma prima arriva la paura, gli occhi sono bassi, nessuno osa più muoversi senza avere l'autorizzazione, ognuno pensa solo per sé, tanto che quando il poliziotto se la prende con un anziano nessuno alza un dito. È una simulazione, certo, è finzione. Sconvolge rendersi conto che i sentimenti che stiamo provando devono essere solo un millesimo di quello che soffrono realmente gli immigrati. Ci mettono al lavoro, ovviamente, il percorso di studi compiuto nel nostro paese non conta niente, proprio come non conta per i migranti che arrivano in Italia. Molti sono laureati e finiscono a fare le badanti o i muratori. Sembrava di essere quasi in un centro di concentramento perché comunque si è forzata a fare quel lavoro e poi mi sono trovata a fare un lavoro che io non sapevo nemmeno come iniziarlo, perché dovevo costruire un gioco e sinceramente non sapevo nemmeno come iniziarlo questo lavoro, quindi mi trovavo quasi impotente e non potevo nemmeno comunicare con chi me lo aveva imposto, perché non sapendo la lingua non potevo nemmeno rispondergli. E mi ha colpito molto uno dei ragazzi che c'erano lì, che ha fatto: vuoi tornare in Italia? Cioè, finisci questo lavoro se no torni in Italia. E io mi sono detto: cavolo, sì, voglio tornare in Italia, perché così non ci voglio stare. Cioè, mi sentivo quasi sottomessa, non ci volevo stare. Ho detto: meglio tornare in Italia e vivermi la mia situazione che venire qui e essere trattata malissimo comunque. Gli stranieri ci considerano fannulloni nel miglior caso, nel peggiore gente venuta a rubare loro il lavoro e che per questo va punita. Ce lo spiega il video che vediamo alla fine del percorso. Sembra inventato, ma in realtà sono frasi pronunciate davvero alla televisione, episodi di quotidiano razzismo e intolleranza che accadono qui, in Italia, e a cui sembriamo esserci abituati. La mostra si conclude con una piccola lezione di storia del razzismo e con un dibattito, in cui ognuno condivide le sensazioni e pensieri che ha provato durante la simulazione. Perché, come scrisse Albert Einstein nella sua richiesta d'ingresso negli Stati Uniti, c'è una sola razza, quella umana. Per non dimenticarsene mai, è bene ricordarsi di trattare sempre gli altri come vorremmo essere trattati noi.